Alcuni dicono autoctoni, dall'aspetto dimesso e famelico che ispiravano più pietà che terrore. Invece di assediare le città e passarle una volta occupate a ferro e a fuoco, essi usavano introdurvisi a piccole frotte, senza darne all'occhio. E vi si stabilivano a spese della comunità, rendendo piccoli servizi inutili, ma che col tempo venivano ritenuti indispensabili. Ben presto ci si accorgeva che era impossibile fare qualcosa senza di loro, né promettere, né mantenere, o andare a nozze, o vendere. Portati per natura a discutere di ogni cosa, all'approfondimento implacabile e cavilloso delle più semplici leggi e costumanze, i timbri si trovarono a possedere le chiavi di tutto. Senza la benevolenza di un figlio non si poteva nemmeno morire. E se questo vi pare assurdo, vi dirò che si poteva sì morire, ma non essere vissuti. Nel tempo furono fatte varie leggi per contenere la loro preponderanza, ma tutte erano viziate all'origine dalla necessità che anche per rendere esecutive quelle leggi occorresse un timbro. La moltiplicazione dei timbri estremamente prolifici era anche favorita dalla pratica che questi barbari affermarono, sospettosi come erano anche dei propri simili, di doversi approvare l'un l'altro, sicché diventavano necessari un numero sempre maggiore. E vennero di varia importanza, dai più umili, lineari, ai più imponenti, i tondi, ma nessuno disposto a subire il predominio degli altri. Perciò fa parte della sua gestione arcologica qui. Non è frequente nei pubblici uffici, allorché ritenete di aver assolto i vostri obblighi verso i timbri, che qualcuno vi dica: manca il timbro tondo, o lineare, o secco, o funzone. Bisogna mettersi alla ricerca dell'assente, brandirlo, convincerlo, spesso corromperlo. La vostra identità, la vostra nascita, la vostra famiglia, i vostri beni, il semplice fatto che siete in vita, tutto è messo in dubbio dall'assenza di un solo timbro. E così essi hanno stabilito che nessun cittadino può dirsi esistente senza il loro totale consenso. Colpita alla radice la società patriarcale nominale cadde preda di questi barbari, che ancora oggi governano l'Italia con il più semplice e astuto dei mezzi, ignorandola. Anzi, immersi nella continua contemplazione della loro forza, che nessun mutamento ha mai potuto domare, poiché è dimostrato che i mutamenti eccitano i timbri fino al delirio. Per un po' scompaiono, ma subito tornano più forti e resistenti di prima, come succede del resto con certe specie di insetti, e sempre con nuove idee. Sullo schermo stanno votando i sotterranei della banca. La inesauribile simpatia per i cosiddetti ladri sgorga nello spettatore la idea sulla propria rispettabilità. Non è inutile, l'onestà fa un certo ribrezzo. Si dice ancora di qualche persona povera: è una persona onesta, o di qualche prezzo, prezzi onesti, cioè anormali. La serietà si riferisce invece alla solvibilità: una persona è seria se paga alle scadenze. Quella ragazza è molto seria, vuol dire che la ragazza ha soldi e non fa debiti. Infine, lo spettatore ha un immaginarsi migliore o peggiore di quello che è, nella presunzione di divertirsi, ma si immagina ladro solo per rendersi giustizia. Nella vita è un altro discorso. A moglie. Mentre è seduto al cinema con la sua signora, altri ladri si introducono nel suo appartamento e, lasciando tutto in disordine, portano via le cose più serie. In questo caso, serietà vuol dire possibilità di facile smercio. Nel bar di casa si servono un cognac, nel frigorifero trovano mezzo pollo. Lo mangiano. Meglio che niente, fa ridere la platea. Sullo schermo i ladri sono simpatici perché mimano alle spalle della proprietà, che è un furto. Hanno comici soprassalti di spavento se nel buio si urtano tra di loro, e c'è sempre uno che chiama il professore, perché è la mente direttiva e questo vi fa capire a che punto è il problema della scuola.
Bene, lo spettatore torna a casa e trova che anche lì, come nella banca, sono passati i ladri. 6 giorni prima avevano visitato l'appartamento del vicino, si sentiva al sicuro, protetto dal calcolo delle probabilità, e invece sono tornati. E in un certo senso sono prime, non lo si inviato perché si sente inserito nella corrente più viva del nostro cinema. Poi la sua dialetta si tramuta in sorpresa e rabbia, diventa ingiusto, dice cose violente contro questi ignoti, li disprezza, vorrebbe averne uno fra le mani, chiama la polizia supponendo che dall'altra parte gli rispondano addolorati. Ma no! Inaudito! A lei? Corriamo! Vengono 2 agenti con scatole e guardano con gentile indifferenza. È dall'alba che sono in giro per queste faccende. Non riescono più a soffrire né a mescolare le loro lacrime con quelle della signora sul cofanetto vuoto. Lo spettatore sta facendo l'elenco di quello che gli manca. Si tratta di oggetti di un certo valore ai quali si è abituato. E questo è il suo torto, l'abitudine alle cose. I ladri hanno commesso su di lui un'indiscrezione, lo hanno denudato, costringendolo ad ammettere che c'erano cose estranee al suo corpo, delle quali non si sarebbe mai liberato, che anzi amava. Il ladro lo ha colpito con l'aforisma di Epiteto, ricordandogli che la libertà comincia dalla rinuncia a ciò che non è nato con noi. Qualche sera dopo, in un altro cinema, altri ladri stanno varcando da capo i sotterranei della banca in Inghilterra, che resta la banca preferita per qualcosa di comico, che vi aggiungono il contegno e il modo di vestire degli impiegati. La platea che si diverte sembra al nostro spettatore fatta di ladri, e in qualche caso lo è. Un certo bieco conforto gli viene al pensiero che anche coloro che fanno i film sui ladri vengono derubati esattamente come lui, e che l'arte non è argomento discriminante.